parlando di delle solite, come dire, delle solite strategie politiche che tutti noi politici spesso e volentieri riusciamo a mettere sul campo, che poi lasciano tante chiacchiere e pochi fatti. Grazie. Grazie. No, chiederei all'assessore del comune di Santo Stefano, Alessandro Moroso. Buonasera, grazie di avermi dato l'onore di essere qui con voi. Io sono Alessandro Amoroso, non sono né un ingegnere né un tecnico, sono laureato in infermieristica, lavoro da San Raffaele Cefalù, quindi sono un infermiere che si occupa quindi della salute della gente. Ho lavorato all'ISMET a Palermo, sono stato in America, mi sono confrontato un po' con realtà diverse che possono sicuramente essere di insegnamento a me e a tutti, insomma, i professionisti del settore. Io ho accettato di buon grado l'invito di Sebastiano di fare parte di questa associazione perché ritengo che è la strada giusta per stanare la gentaglia che ci ha amministrato fino a questo momento. Scusate se uso questi termini, però io sono uno di quegli indignados da tanti anni, non da adesso, insomma. Ho seguito le vicende politiche, non sono un esperto, vi dico la verità, però ho seguito le vicende politiche da anni, dalla sinistra a Berlusconi, da Berlusconi alla sinistra, e queste persone hanno distrutto l'Italia, hanno distrutto il nostro paese. La sinistra ha contribuito e aiutato Berlusconi a farlo. Poco fa ho sentito l'intervento dell'assessore l'assessore che veramente mi ha veramente fatto piacere sentire dalla sua bocca quelle parole. Il discorso di rinnovamento, no? Rinnovamento. La politica oggi è il riciclo continuo delle stesse persone, un riciclo continuo, è veramente vergognoso. Ci vuole gente che si metta, abbia la dignità di mettersi da parte e dire: Alessandro, vai tu ad amministrare, io ti posso dare una mano d'aiuto dall'esterno. È il discorso che ho fatto a Santo Stefano di Camastra, una riunione indetta dall'opposizione perché sta per finire loro il mandato appunto del sindaco del suo gruppo. Allora l'opposizione ha detto una riunione in cui vorrebbe organizzare un nuovo gruppo per le prossime amministrative. Io a chi ho chiesto, scusate, hanno invitato le stesse persone che stanno amministrando in questo momento. Non hanno invitato i giovani, non hanno invitato nessuno. L'unico fuori dal gruppo ero io. Ho detto: scusate, ma voi volete fare un rinnovamento riciclando le stesse persone che hanno amministrato e che hanno fallito a Santo Stefano di Camastra, sia l'opposizione che la maggioranza? Non credo che sia questa la strada giusta. La strada giusta è quella che sta perseguendo questo gruppo NEMA, associando i vari professionisti, credo, sicuramente, sono convinto che sia questa la strada giusta, che lavorino per il territorio e che portino rinnovamento all'interno dei posti di potere. Questa è la strada giusta. Non si può più pretendere che gente che ha amministrato e che ha fallito fino a questo momento ritorni nuovamente nei posti di potere. Noi viviamo in un territorio, quello stefanese, che poteva essere, diciamo, Santo Stefano poteva essere il comune capofila di tutta questa zona, un posto dove l'economia era veramente forte, decine di fabbriche di ceramica. Eppure Santo Stefano di Camastra è morto per colpa della politica, per colpa della classe dirigente, sia locale che regionale, che ha abbandonato totalmente questa zona. La zona di Santo Stefano di Camastra è una zona di confine tra la provincia di Palermo e la provincia di Messina, dimenticata da tutti. Mi sono ritrovato con lui a parlare di questa cosa e NEMA è nata per questo, per
per portare rinnovamento sicuramente alla classe dirigente, ma per lavorare per questo territorio. Io sono veramente felice e spero che molti di voi aderiranno a questo progetto, perché è l'unico modo, ripeto, per sanare i vecchi politicanti. Grazie. Grazie. Quindi, come avete ben capito, l'EVA non è la panacea di tutti noi, ma è un'associazione che ha deciso che le parole sostituisce il fare e che all'aspettare ha sostituito l'agire. Ora pregherei chi vuole fare interventi del pubblico prima di passare la parola a Beppe De Santis. Ricordiamo la petizione. Ah sì, da una decina di giorni si sta portando avanti il discorso di una petizione popolare per le accise del petrolio e quindi chiunque vuole aderire si mette in contatto con Delfio. Ma sono distribuiti anche i modelli presso Bettino Bosco, per esempio, che è il responsabile CIA di San Fratello, li distribuiremo in vari punti del comune, vediamo di creare uno stand per domenica prossima in piazza, giusto per raccogliere le firme e dare applicazione agli articoli 36 e 37 dello statuto della regione siciliana, che già che li abbiamo vediamo di sfruttarli. È una cosa molto interessante e molto forte. È molto forte, sì, molto forte. Proposta e riproposta tante volte, ma mai andata a buon fine, perché abbiamo deciso di portare avanti una petizione popolare estesa a tutta la Sicilia, è chiaro, e porteremo in assemblea al Presidente della Repubblica e a Berlusconi, se ancora due, le firme della nostra petizione popolare per dar voce e dar corso all'applicazione, ripeto, degli articoli e far finire questo scempio, perché non capiamo i motivi per i quali una regione come la Basilicata debba usufruirne e la Sicilia no. Quindi, sono per quanto riguarda l'estrazione del greggio, la raffinazione del greggio in Sicilia, e chiediamo anche lo sconto ai distributori, perché di capire com'è che in Val d'Aosta, in Provincia di Sardegna, costa la metà, in Sicilia costa 1,60 euro un litro di gasolio. E questa è una petizione che devono firmare tutti indistintamente dal colore politico. Questo è il ragionamento che si deve capire. Non avviene così, ma non ci proviamo, dobbiamo arrivare a 10.000 firme. Il Valle d'Aosta paga la stessa manicola per non vuole essere assolutamente una nota polemica, però veramente giusto per capire su di io qui leggo professionisti, leggo proposte sul territorio, sento situazioni particolari che posso condividere, anzi che condivido in pieno. Leggo, interpreto e ascolto anche però situazione di senso politico, chiaramente, per carità. Tutti siamo convinti che questa situazione, questa realtà politica non va bene a livello comunale, provinciale, regionale, nazionale, europeo. Parlare così è facile per tutti, è bello, opportuno, facciamo tutti bella figura, gli indignados, a qualsiasi livello. Cioè, denigrare, parlare è la cosa più opportuna in questo momento per tutti, per me per primo se lo faccio, perché anch'io, come ho avuto modo di fare in diverse occasioni, chiaramente visto e atteso che ho avuto nel mio comune e abbiamo avuto e stiamo seguendo e stiamo subendo purtroppo delle situazioni di ritardi, abbiamo motivo di essere indignados. Quindi potremmo estendere questa situazione, però io quello che vorrei capire, e di questo chiedo a Sebastiano di darmi contezza, cioè questo è un significato, perché non ne facciamo mistero, io come Sebastiano siamo vicini alla posizione dell'MPA, siamo vicini come lo sei tu, come forse tanti altri qui dentro, per cui non è la mia una posizione, un atteggiamento politico che mi dispiace, questo può tornarmi soltanto in maniera positiva e propositiva, parlando di candidature o di futuro.